Miei tribuni, siamo qui riuniti per discutere una questione di vitale importanza. Gravissimo, oserei dire, sono molto adirato. Sono arrabbiatissimo, ecco. Chico vuole accusare uno dei tribuni delle altre tribune. Ma che cosa è successo? Lo sai benissimo. Un furto è successo, un bel grande furto. Esplicaci, Chico. Otto lingotti sono scomparsi dalle nostre casse. Lingotti di che cosa, Chico? Descrivi. Di ferro, erano molto preziosi. Lingotti di ferro, avevamo otto lingotti. Ma che sei professo? Qualcuno? No, guardate me, io non c'entro niente. Tu non ci sei messo. Neanche io. E infatti. Loro, la tribù dei lontani del fiume non possono essere perché erano lontani nel fiume. Esattamente. Quindi, tecnicamente non è possibile. Quindi rimangono solo due. Io non ho preso nulla, giuro. Alex, il ferro non l'ho mai visto. Sei stato te. Svuota le tasche subito. Non c'ho niente. Io ho capito anche il motivo. Perché la volta scorsa noi abbiamo rubato da Alex Nauz. Esatto. Non mi hai rubato la carne. E tu allora per vendetta mi hai rubato il ferro. No, Fermi. Questo potrebbe dare inizio all'età della guerra. Non hai prove per accusarmi. E non sono stato io. Ho i lingotti. Cos'è sto silenzio? Oh mio Dio. Che schifo, i ladri. I lingotti nostri. Ce li avevo io, cretino. Non è che li ho rubati. Facendo scoppiare una guerra. Ho preso per sbaglio, non me lo ricordavo più. Vabbè. Sì, ma ciò non si dimentica che mi hai rubato la carne. Presa in prestito. Vai nel fiume. Vai. Bene, allora a questo punto, visto che tutto quanto siamo è tornato amici. In pace, siamo di nuovo tutti amici. Tribù dei fiumi orribili. Paludosi. Paludazzi. Tu hai bisogno di un lettino, giusto che sì, non ce l'hai? Sì, io ho bisogno decisamente di un lettino, altrimenti non so dove riposare. Guarda. Ti do un pugno in testa così risposi bene. Aspetta. Ok, ecco qua. Tieni. Va bene, ho preso il dono. Sappi che mi devi ridare tutto con gli interessi. Con gli interessi, con il doppio. Almeno due pecore vive e pimpanti. Bravo. Dove ne trovo due pecore vive, Lion? Boh, tua madre. Oh, mi è arrivato un pugnazzo. Andate, levatevi dalle balle. Ciao, Riccardo Roberto. Via, mercatari maledetti. Per quanto riguarda voi, invece, dov'è che vivevate tu? Il nostro team è morto. Io là sopra. Da solo, perché Mario e Stefano non ci sono oggi. E tu nella caverna. Bene, tu eri la caverna dei piedi, giusto? La tribù dei piedi. Esattamente, dei piedi. Allora torna nei piedi. E invece tu torna sulla montagna. E poi casomai ci sentiamo. Andiamo che c'ho da fare. Dove andiamo noi? Poverini, sono tutti soli oggi. Sì, ma meritano di essere soli. Allora, per prima cosa, Anna, mi devi fare del grano perché ho trovato lui che diventerà il mio muschiato delle ambre. Ma per lui non ti serve il grano. Le mele. Al massimo le mele. Giusto. E guarda un po'. Giusto. Mele e sella. Mi fa la sella, però non ce l'abbiamo. Dobbiamo trovare una sella. Perché lui, il muschiato delle Ande, deve venire con noi. Mi piace. Poi Anna spacca le pecore. Chico, vieni con me. Al massimo le allevo le pecore. Fai quello che ti pare con le pecore. E Chico, vieni con me. Dove andiamo noi, Lion? Abbiamo una missione suprema, immagino. Ma di brutto abbiamo una missione suprema. Vedi, ancora non è sorto niente. Io vi ricordo chiaramente, questo non ve lo dovete scordare. A proposito, ma la casa quando la facciamo? Andate, correte. Era proprio quello che volevo dire. Io vi ricordo che noi alle 19, anche stasera, siamo in live. Ma qui non qui su YouTube, ma sull'altro sito, quello viola. Viola, fare le live viola. Che non si può dire, ma che trovate nel primo commento in descrizione. E se voi, se preferite, basta che googlate Lion VGF Live e ci beccate. Mi raccomando, io conto sulla vostra presenza perché da solo mi viene il male. E ci faremo la casa, così no? Ci prepariamo, andiamo molto avanti. Molto bella, bellissima. Per il momento, però, c'ho una missione. C'ho una missione per te e Anna. Dimmi tutto, sono prontissimo. Anna, tu ti fai. Vado a pecorare e fare grano, fare brava, cose. Brava, perché io ho bisogno di un bel bestiame che mi piace ammazzare le pecorelle. Sono uno cattivo. Allora. Ti fai piconcino, te lo do io. La pala te la fai da solo. E avviamo una scavazza mineraria, secondo me. Importante. Mi piace, da qui sotto? Naturalmente, la faremo precisa in modo tale che quando si scenda proprio dritto per dritto. E mi tu piace già questa cosa, mamma sei mia, il mio gnomo. Io ti guardo dall'alto e ti vedo scavare. Ah, perfettamente, tipo un macchinario. Bravo, devi essere esatto, come una mining turtle. Hai presente che facciamo? Vuoi un picconazzo forte di ferro? Ce l'ho il picconazzo di ferro. Oppure, mamma mia, sei già pronto allora. Scava, forza, devi essere sì, più. Sì, ma state facendo i compagnucci già, sta cosa non mi piace. Vai, è amico naturale, mio, vai boyfriend, scava. Vai, come sei bravo. Stavo scherzando, Anna. Ho trovato un postaccio qui. Però, aspetta, Chico, ci servono delle scaline. Ti ricordi come giusto si fanno? Certo, le faccio io se vuoi, risalgo però, devo risalire. Aspetta che forse me lo faccio io, ve le faccio io. Lo so fare, sono veramente un Minecrafter. Ma quanto sei forte, assurdo. Nel videogioco, cioè, ma guarda. Dove siete? Vi faccio le scaline. Quasi incredibile. Le butti nel buco, Ananas, le prende il mio boyfriend qua sotto. Vediamo ma che basta. Cosa hai trovato. Scusa Anna, non era vero. Quanto ferro, sei stato uno scheletro. Attenzione, mia, figlio delle tenebre, ti repento. Guarda un po', bellissimo qua sotto. Però c'è tutto ferro, qui devo prendere tutto.
sembra ricca questa miniera, miniera ricca mi ci ficca. Ne passano 18, ve ne devo fare altre. Buttane ancora perché dobbiamo scendere profondi, Oh, un mini cicciolo. Arrangiati, aiuto! arrangiati. No, l'ho pesto io, tranquillo. È troppo forte, mi sta pestando. Troppo forte, me ne vado. No, mi sta pestando di brutto. Arrangiati, buona fortuna, divertiti. Aiutami! Non ci penso neanche. Se muoio da un minion. Ok, è morto. Puoi scendere. Bravissimo. Ascoltami, devi fare un favore. Alla caverna lì ci pensa Anna, che la mando. Anzi, no, c'ho bisogno di aiuto. No, io quante cose devo fare? Infatti, c'hai ragione. Altre scalette! Osservate. Piedi! Cos'è? Vuoi venire, abitante dei piedi delle montagne? Arrivo, devo emergere dalle mie caverne, sto già arrivando. Aspetta che mi serve aiuto. E chiaramente questo tuo aiuto che tu adesso ci offri, questa mano, verrà ripagata in futuro, cioè ci stiamo fondando. Tranquillo, no, no, non becchi un accidenti. Cioè, pensavo anche che me l'avessi rubato, secondo te lo do io a te, ma neanche e per allora idea. Che facciamo, un'alleanza scritta? Sì, praticamente in futuro stai fondando adesso le basi per una futura alleanza, però... Ma cacchio stai? Non ti vedo. Sto arrivando! È lì su, vedi? Sto andando nella tua baita di fortuna, sporcacciona, Alex. Ma no, aspetta, perché io sto andando dal tuo fuoco di fiducia? No, ma come il tuo fuoco? Noi siamo nella base dei piedoni. Nella nostra base, ignorante. No, nella tua di base, non la nostra. Arriva, aspettate. Ma tu non devi venire. Infatti io sto fermo. Ma adesso. Non tu, basta. Chico. Ma scusa, io non ma ho più compito. Ma che sta succedendo? Ma ce la fate? Io devi continuare a scavare dritto verso sotto. Ma scusa, io non ho capito. Ma io non lo so, ma non mi capisce nessuno. Basta, basta, non voglio giocare più. La vaniglia è finita, basta, ciao, basta. No. Sono arrabbiato, mi sono arrabbiato, ecco. Mi avete fatto arrabbiare. Da tranquillo. Non puoi entrare, eccomi qua. Scusa, cosa hai detto? E non puoi entrare. Non posso entrare. Serve il permesso scritto del piede. Ascoltami piede bene. Piace. Allora, io. What? No, scherzavo. Prego. Non mi bombardare. Farò tutto quello che vuoi. Quanto mi hai fatto infuriare dicendo tutte le parole che hai detto? Guarda, mi ciulo la carne di pecora che avete. No, la carne, no. No, perché mi hai fatto arrabbiare. Cioè, ma ti pare? Poi, ma sai qual è la cosa che mi ha fatto più arrabbiare? Il fatto che tu avevi detto che il tuo capo è piace. Cioè, Alex, tu devi essere il capo di piace. Ma scherzi? Cioè, ma lui è un piede. Quindi, cosa vuol dire? Va bene, allora la tribù dei piedi. Sì, ma tu devi dominarla, sta tribù dei piedi. I piedi da soli. Allora io sono il capo supremo. Tu devi essere il calzino che fascia il piede. Ti ricordi dove? Il calzino è che cosa mi devo ricordare? Casa mia, ho perso. Che ne so, ma perché? Allora, vedi che Cico doveva venire con te, che te sei. No, Cico doveva scavare, ma Cico fa schifo. Sto sudando e sto scavando. Cioè, tu dovevi stare già lì a scavare, invece mi giro e ti trovo dietro. Ma io ti seguo sempre, capito? Cioè, no, allora questa vicenda del boyfriend deve terminare perché sta andando un po' fuori controllo. Oh, cosa odono le mie orecchie oggi, che bello. Cioè, friends e basta, perché all'inizio non ti andava bene. Ci sto così. Poi friends. Invece ti è garbato. Dove cacchio siamo noi, Alex? Ma è impossibile. Ci siamo persi. Ma dove devi tornare? Dimmi tu. Alla mia casetta, cioè al mio buco. E che ne so dove è la tua casetta? Volete che vi do le coordinate visto che io sono a casa? No, aspetta. Ecco il cavallo, questo qua è frondoso delle Ande, l'ho trovata la casetta. Vieni, Alex Nauz, è bellissima qui. Proprio fantastico. Ma così mi stai portando nella tua tana? Sì, sì, ma tu puoi venire perché stiamo fondando qui un'alleanza, no? Un'alleanza suprema, così dopo gli altri team verranno tutti spalunati dalla nostra potenza. Spalmati? Spalmati? Ho detto spalunati. Con la Nutella, tipo. Allora, Alex, ce l'hai un picconcino? Sì. Di che cos'è quel picconcino? È in roccia. Che è pure finito. Te lo fornisco io un picconcino di petra per preciso. Aspetta che lo devo fare bene. Un bel picconcino di petra per il mio amico Alex Nauz. Tieni, perfetto, no? Mi dai anche del cibo? Ti do quello usato però. Te, e poi due mele, come al cavallo. Becca queste due mele, porcello. Grazie, adesso accetto. Sprofondati nelle tenebre del buco. Vado! Abbiamo un problema, signore. Sì, mi dimmi, Alex. Sta calando il sole, bisogna scavare un buco di terra e piazzare i nostri lettini. Forza, forza, scavate Turtles. Aia! No, l'ho fatto apposta. Che è successo? Lion è stato picconato. Stavo cliccando tantissimo, mi sono alzato. Questa è la cattiveria che non ti voglio più come. Scavate, non guardate. Siamo, scavare. Fate, aiutaci. Sarete una tribù di gnomi. Mi farete da gnomi per sempre. Vedete, ci sono persone che hanno tipo le mod, no? Magari per scavare. Questa è una vanilla, quindi le mod non ci sono. E allora io che cosa ho risoluto? Hai rotto il ho sentito un rumore di piccone rotto. Dai, era messo.
testa, nessuno rotto, nessuno rotto. Scava perché guarda, ti verso la lava in testa, eh. Scava! Ma come? Ma scusa, aspetta, sto veloce io, aspetta. A me dispiace trattarvi un po' così come schiavi, no, è vero, però... non ti dispiace, stai ridendo. No, io, cioè, c'ho le lacrime, cioè, si vede. Stai da ridere, c'è le lacrime, sì. Sto proprio piangendo, cioè, non ti sento piangere. Non è piangere, è un ululato questo. Come mi... Ma aspetta, faccio anche una musica triste. No, è triste, ma è triste per forza. Ho trovato! Che paura! Cosa è successo? Oro! Aspetta, ecco, aspetta! Merito mio, Anna, questo non l'ha fatto Alex. Anna, cosa facciamo? Dove sei, Anna? Che non ti vedo io più. Io sto scavando un buco perché notte devo dormire. Vabbè, vieni nel buco nostro, c'è posto per dormire. Metti, c'è, manca una scala, manca una scala. La sto facendo, aspettami, ecco qua. Ok, arrivo, amici miei. Ecco che è morto. Anna, se fai esplodere il buco mio, il babamburi, guarda che mi arrabbio, eh. Oh, avete torce, ma i clienti... Certo che c'era sopra! Stavo cadendo, se cade un creeper, morto. Porca miseria! No, io no, non cade, non cade il creeper. Ti picono. Allora, voi due, Cico e Alex, dici tutto. Dovete continuare a scavare ancora più sotto, ok? Così, sempre qua. Però precisi, precisi nella zona, cioè, capito? Okay, continuare. Iniziamo subito. Ok, Anna, tu invece vieni. E c'è ancora qua giù, che sta posso fare? Scava, scava, vieni Anna, andiamo a vedere che qua le miniere sono ricche di tesori. Ma è pericoloso, cioè cosa fai così a muso duro? C'era oro lì dietro. Potrei, no, no, io sto cercando un'altra cosa. Io sto cercando una cassa dove dentro potrei trovare la sella per... La sella, è Fernando, vero. Fernando, il cavallo. Fernando. Bandando. C'è niente. T'ho perso, eccoti. Cioè, scendiamo di più, qua sotto dove stava Cico, mi sa che qua... Qualche andate pure, cassa. Andate. Vediamo un po'. Sento rumore di ragni. Devi continuare, è un po' lì in fondo la cassa. Vado, Anna, vieni con me che qua c'è la cassa, la sento. Sto arrivando, odore. La cassa puzza di cassa. La fragranza di una cassa, non me la mente a me. Io ho proprio la prestanza di sentirle. L'hai le cassa. L'hai trovata la cassa almeno? Di brutto, no. Aspetta, no, no, sto lavorando adesso. Non hai trovato niente? Niente per il momento, però, aspetta. No. Non lo c'è... senti l'odore di cassa? Di brutto. Il proprio tintinnio sonante delle casse? C'è pure una sella, non so. C'è uno scheletro. Aspetta. La sella, la sella. No, 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 ancora no, ma la sento che c'è. La sento che c'è. Aspetta che sono nel buio, non vedo niente. Anna, non le abbiamo torce. Torce. Ma tieni, tieni, ma quanto sei impreparata e pisellosa. Oh, senti, io devo coltivare e allevare, non devo torciare. Lì c'erano dei lapislazzuli? Qua è tutto e no. Ehi, prendi, una... prendi il lapislazzuli. C'è una fissur, Cico, una fissur. Cos'è una fissur? Non la conosco questo oggetto. Ma certo che lo sai, è quella... Quando è la terra... fissura. Aia. Aspetta che qua la situazione... Anna? Anna? Ma devi combattere da solo, è forte. Veloce, Anna, scappa, che ci sono i cosi. Ecco. Ma che in pericolo, una quantità di pericolo qua che la metà basta, ma io so. Ma dove sei? T'ho perso! Ho trovato la cassa, però non è quella giusta. Ci stavano altre cose qua dentro. Pane, pumpkin, rotaie. Lion! Cosa vuoi? Sei mortale. Dove sei? Nasconditi, ok? Ti vengo a prendere, però prima devo trovare la fissura. Fatti sì, un ma buco. La mia è abnorme, Lion. Non la troverai mai, là, un'altra cassa. Bastia, al contrario di me, maledetto. Fai veramente schifo quando fai così. Sono d'accordo. Invece io no, perché io sono un esploratore di meandri. Dove sei, Anna, che ti vengo a salvare? Non lo so, sono in questo buco. Ti vedo. Aspetta. Vieni con cautela, mia, perché ci sono mostri, in giro. Non sembra, ma li è sento. Pieno. È pieno. Secondo me la cassa, io una cassa con la sella la posso trovare. La cassa! L'hai trovata? È quella che ho trovato io. È in un carretto la cassa. È quella l'hai che ho trovato vista? Io. È certo che l'ho già vista. Cammina! Mamma mia, che non fai niente di utile quando fai così, Vedi le casse che ho già visto io. Cosa vuoi trovare? Il secondo round di cose dentro? Questo è il buco di sì, Cico. Sì, magari. Vediamo un po'. Eccolo, vai Cico. Avete trovato qualcos'altro no. qui sotto? Okay, sì, invece, una caverna gigante. Va a vedere un po', magari c'è qualche diamantino. E quella è la fissure che ha visto prima Lion. No, questo è il piano di sotto, più profonda. Stavo per morire. Attenzione, questo... dei diamanti, Parlate insieme voi due, bravi. Ma scusaci. Sì, no. Poi Anna che sta dorme e se ne va. Dov'è? Non è vero, no, ma dorme non me ne vado. Stavo cercando la tua cassa, ti voglio aiutare. Ma vieni guarda qui. Dov'è, guardala, guarda lì. Vedi? Sì, scendi. Eccomi. Ecco. Bravo. Oh. Adesso da qui io sento un altro odore. Un altro odore che mi è familiare e mi piace. Voi dovete continuare. Ah, ok, scusaci. Cioè, non ho capito perché vi siete fermati. Chi ve l'ha detto? Ho una cosa da dirti, molto gravissima. Cosa è successo? Ha fatto Alex ha rubato il nostro oro della nostra caverna. Cosa? Alex, lo sai che devi... Effettivamente
mettere tutta questa roba che qua dentro è nostra. Devi consegnare tutto. No, fermi tutti. Io non tu ho fatto niente. Tu sei stato temporaneamente adottato adesso. Sì. Diamante! Tutto! Non ci credo. Se tu ti avvicini a me, io ti butto nella lava, ok? No. Adesso silenziati, perché il diamante è giunto e io lo devo colpire. Ma che cavolo dici? Ma stai scherzando? Com'è possibile? Spostati, Anna. Guarda quanti! Quanti ce ne sono? Aspetta, che ce n'è ancora, mi sa. Oh, che bello! No, ce n'è un botto. Aspetta. Oh, che bello! E poi? Oh! E questo? Qua c'è la lava! Uno si è bruciato, mi sa. Vabbè, uno. No, ma come? L'hai fatto bruciare? È uno soltanto, ne ho sei. Sei diamanti. Sei, che bello. Alex Che Nauts. Fortuna, condividi la fortuna. Guardali, puoi guardarli. Bellissimo. Ti piacciono, eh? È un bel diamante, sì. Vuoi guardarlo meglio? Vuoi guardarlo da mano tua? Da mano mia. Da mano tua. Sì, guarda, blu come il diamante. Sai che piuttosto che darlo a te stavo pensando di buttarlo nella lava? No, guarda, piuttosto non darlo. No, metti, prego. No, questo diamante, il primo diamante non poteva essere di altri se non che del Diamond Master. Cioè, ma anche lo possiamo provare a dire. Ma anche vogliamo provare a discutere sul fatto che il primo diamante doveva essere l'Ionico. Ma secondo me non c'è proprio niente da discutere. Mi fa impressione non so se in maniera buona o cattiva. Però, avete continuato a scavare? Finito, abbiamo vedi? Finito, siamo arrivati al livello ancestrale. Beh, non male, eh. Però, secondo me, aspetta un po'. Perché? E senti altri, senti puzza di altri diamanti. È pieno di lava, eh. Tu sai che quando c'è lava vuol dire che i diamanti sono vicini. Molto vicini, moltissimo. Anche perché loro si vanno a collocare poi in zone di pericolo. Non è possibile. Cico stava cadendo. No, non erano altri diamanti, Anna. Però, aspetta. Qua c'è una grotta, un'erba in una grotta. Raro, rarissimo un'erba in una grotta. Forse... Senti la puzza, la senti? Sento un certo fragranza alla ionica. Percepisci? Sì. Sento qualcosa. Quando io sento qualcosa vuol dire che c'è, vuol dire Please, voglio trovarli, per favore. No, aspetta. Perché stanno, sono sicuro che stanno altri diamanti. E questa è la caverna diamantosa che noi abbiamo beccato. Guarda che ma caverna. Ma non li troviamo, Lion, non li stiamo trovando. E continua a cercare. Perché sei un miscredente. Perché sei miscredente, non devi mai miscredere in terrare. Sì. Capito? Non la devi fare sta cosa. Stanno. Li sento. Qui, è sicuramente qui. Questo è crepaccio, vedi, non c'è a caso questo crepaccio. No. No, stanno qua secondo me. Sento la fragranza, ma non li vedo. Sono nascosti quei porci. Però ci sono, forse. Ah, secondo me dovresti accontentarti dell'obiettivo. È qui. E se sento anch'io, è qui sotto, secondo me. No, zitto che. Non li trovo. Però è pieno di altri minerali. Cioè, è ricchissima questa grotta. Io prendo tutto. Cioè, perché non stavo prendendo niente? Scusami. Perché io sono on a hunt of diamonds. Cioè, io prendo tutto l'iron. Allora. Ma tu, Anna, che stai a fare invece? Scusa, stai grattando le palle. Sto prendendo lapislazzuli. Sto prendendo ferro. Perché comunque quella roba ci serve di più, visto che si consuma. Sì. Fai. Tanto i diamanti tu non li trovi. Per cui è inutile che li cerchi, no? Qua. Aspetta. Sì? Cosa? Vabbè, me ne vado. Non te ne andare. Se no, vuoi. Non te ne andare. Stavo scherzando. Anna. Mi faccio adottare da qualche altra tribù. Non ti fare. Fanno schifo le altre tribù, Anna. Non ti conviene proprio. Comunque, devo essere un po' deluso, devo dire. Mi sa che me ne esco da sta grotta perché è stata ingrata. Cioè, solo tre diamanti alla fine. Pensavo che fosse. Ma come solo? No, sei diamanti. Però solo un giacimento. Cioè, io ero lì tutto contento che ne potevo magari trovare. Ma ce ne sono altri. Sicuramente ci sono, però. Si nascondono dalla mia vista. Questa cosa è molto grave per essere un diamante. Cioè, non ubbidiscono al loro signore padrone l'Ionio. Infatti li chiamo forse stavolta, è per quello. Mi sono perso adesso, vedi? È un problema. Sei sopra la miniera? Sono sotto. Come sotto? Come sotto? Sono? Mi sono perso. E tipo c'è un creeper davanti a me. Due creeper. Arriva salvati la lava. Arriva la lava. Aspetta, perché questa è una di quelle situazioni che potrebbe causare la prematura scomparsa di uno di noi. Con conseguente rage quit. Aiuto? Ma dove sei? Ti ho perso di vista, io prima ti avevo visto. Dove sei? Allora, credo che sono vicino a dove era il percorso cichitico anche. No? Cioè il buco. Eccoti, amico, guarda qui sopra. Sono venuto a salvarti, ti aiuto io. Non scendere perché è pieno di... Anna, dov'è in tutto ciò? Scusa. Sono uscita fuori, sto occupandomi degli animali e delle verdure. Vedi, io sto morendo, assaltato da due creeper, e Anna si sta occupando delle barbabietole. Ti senti? Voi capisci? Aia, attento, aspetta. Vedi,
capisci perché non palleggio con te, Anna? Perché fai schifo al palleggio. Cioè, veramente. Mamma mia. Mamma mia. No, corri, corri, dai, sali su. Mamma mia. Non okay, ti seguo, sei salvo. Ci sto, ci sto, ci sto, ci sto, ci sto. Anna, sta cosa me la paghi? Guarda, io sono veramente offeso, eh. Cioè, ah, secondo te perché? Cos'è che hai detto poco fa? Che non trovi i diamanti, è la verità. È inutile che li cerchi dei diamanti, perché sì, tanto non trovi niente. Allora, e allora che... cosa vuoi? Sei tu che il primo che sabota il palleggiamento. Sì, ma è la verità, tu lo sai che non li trovi i diamanti, quindi non capisco perché ti triggeri tanto. Detto? Perché chi non è vero, detto? Non li hai trovati mai, cioè non ho capito chi una volta detto? In vita. Chi te l'ha detto? Non è vero, posso riuscirci, sì, ci vabbè, posso okay. riuscire. Allora io propongo una cosa, il povero strecato l'abbiamo mollato da solo per tutto il tempo. È morto pure, cioè, è morto pure, che sì, sega. Non avete sentito il mio urlo? Forse sì. Raccontami, come aspetta, aspetta, aspetta. Come ho sei morto? Ho scavato un blocco e c'era uno scheletro e sono morto. Che sega disumana! Che non ride da solo giù. Cioè, senti quanto ride quell'altro. Anna, dove stai tu con la tua coltivazione ignorante? Fa vedere, eccola. Qua, sto fuori a casa. È bellina però, hai e ho catturato anche una pecora. Bello, è come me. Amici, pazzerello. Sì, che vuoi, ignorante? Mi sono perso, mi hai detto. Ah, non vero, sto arrivando. Io non torno per no, te. No, ma poi per lui, figuriamoci. Oh, prime cose di diamante. Secondo me qua vanno fatte un subito. Picconazzo, picconazzo allora, per forza. Picconazzo naturale, ci vuole il picconazzo. E ma poi... come, di già? Direi di sì. Quando uno è forte e possente, non ha bisogno di perdere tempo in altro. E questa è la conseguenza. Vuol questa. Dire che becca subito le robe buone. È proprio forte. E comunque io voglio comunicare che ho deciso la mia mansione. Cico, mi sta toccando la crafting table. No, non è no, vero. No, 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 solo io. Anna, prego, prego, dimmi tutto quanto che mi sarò interessa. Sarò la strega del villaggio. Ok, vedi, però io ho siccome... preso anche i lapislazzuli. Brava. Così posso incantare le cose. Va bene, allora, vedi che è importante avere un obiettivo nella vita. E lui, scusa, che ci fa qua? Lui è l'imbecille di corte. Anna, vieni un attimo che devo sì, decidere signora, un fatto. Allora, c'ho in mano il secondo piccone di diamante. Perché il primo chiaramente me lo sono intascato io. Però ce n'è un altro. Quindi... oh, no! Oh! No! Mi levo da sta dietro. Me levo dalle scatole. Vieni qui, cretina. Non le voglio le botte, va bene. Allora io devo decidere a chi dare questo piccone di diamante alternativo oltre quello mio. Naturalmente questa qui potrebbe determinare un palleggiamento futuro. Cioè quello che lo becca si palleggia di più. Però cosa succede? Vedo anche Strecato secondo me lo vorrebbe questo picconcello, vero? Sì, ti prego. Vedi dalle io sue montagne. Allora sapete che c'è? Io interrompo qui e lo decidete voi. No, a chi va sto picconcello. Scusate. Io non ne voglio sapere niente. Chiaramente lo daremo nella live. Quindi vi di nuovo esorto a venire alle 19. Ci siamo tutte le sere alle 19 cercando Lion VGF Live o nel primo commento trovate il link per arrivare. Datelo a chi vi pare. Per questa volta è tutto. E da Lion e la gang del diamante out. Ciao.